siamo in via Sepolcri, il giorno dopo la grande pioggia di domenica. Come vedete continua a piovere in maniera ininterrotta, ci sono tutte le conseguenze ancora in strada. Siamo proprio all'angolo con via Manzo, qui c'è l'interruzione del ponte, come vedete potete osservare anche il sistema di fogne che ieri ha ceduto e che ha provocato l'allagamento praticamente fino a queste finestre, l'acqua è arrivata fino a questa finestra, è entrata in questi locali. Ecco qua, ci sono ancora in atto operazioni di pulizia con la pompa, qui era tutto allagato ieri, queste persone hanno dovuto subire degli allagamenti di cui però nessuno parla. Vedete mobili riversi sulla strada, piove ancora, ci sono anche delle persone lì che proveremo adesso ad intervistare. Qui è molto scivoloso, è pericolosissimo camminare. Buongiorno. Qua ieri era tutto allagato. Pieno. Abbiamo visto delle fotografie dell'acqua che arrivava alle finestre là. Sono in via dell'appartamento, qui abbiamo trovato la centinaia di casa da Dumoio. E non è venuto nessuno dal comune. Lei è del comune? No, assolutamente. Stiamo cercando di testimoniare questa. Qua questa. Posso? Vedete, c'è tutto fango. Tutto fango in questa zona. Qui ieri era tutto pieno di acqua. Lo metto sul giornale, alla televisione. Non si può vivere nessuno. E questa puzza di fogna che si sente così? Ah, questo è sempre. È sempre. Perché quest'acqua che sta scorrendo qui e che arriva poi là in fondo, dove va a finire? Giù all'autostrada, quando il canale. Però non ricevo più l'acqua. Si gonfia e esce tutto fuori. Si sente proprio il palazzo, vedi che fa poi il giratore. Fai la sì. Comunque il primo piano pieno d'acqua, pieno. La sbazzetta, al 2011. Grazie, auguri. Come vedete è una situazione terribile, stiamo camminando nel fango. Stiamo cercando di documentarvi, vedete qui su questa ringhiera ci sono tutte le cose che sono ieri piovute e precipitate fin qua. E lì il ponte che manca. Thank you.